La storia che vi racconto oggi non è una di quelle novelle come se ne raccontano tante, ma è una storia vera, 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 vera. Musica, danza, canti e letture, queste ultime affidate agli attori Ugo Pagliai e Paola Gassman per un viaggio nei diritti dei bambini. È stata la proposta al Teatro Manzoni per l'occasione, concesso gratuitamente dal Comune di Pistoia, dello spettacolo Diritti a Regola d'Arte, che ho visto esibirsi sul palco 7 scuole di danza e 3 scuole di danza e musica della provincia, per un'iniziativa realizzata dal Comitato Pistoiese di UNICEF, che ha così celebrato i 30 anni della Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia. Il fine è quello proprio di commemorare, di ricordare, di riportare all'attenzione una convenzione internazionale di grande importanza, perché è l'unica a livello mondiale, l'hanno firmata tutti i paesi ad eccezione della Somalia e degli Stati Uniti, e è la convenzione che salvaguarda i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi diritti importanti, quelli che proprio partono dall'essenziale: il diritto a vivere senza una guerra, il diritto a una famiglia, il diritto a un nome, il diritto alla libertà. Ecco, e questa convenzione appunto ne sancisce molti, tutti di particolare e fondamentale importanza. Quindi oggi da una parte è un momento di festa che noi vogliamo attuare proprio dando protagonismo a bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Nella serata, negli spazi del teatro, è stata allestita la mostra Anonymous dei fotografi Basetti e Della Noce. Gli incassi dello spettacolo, con ingresso offerta, sono destinati alla campagna UNICEF Ogni bambino è vita. Quando ero bambino nessuno mi raccontava le favole, perché io sono nato nel 1937, per cui era prima della guerra e nella guerra, e poi dopo c'era la ricostruzione, per cui nessuno degli amici della mia famiglia, insomma, mi raccontava le favole, e queste mi sono mancate, devo dire. Però stasera leggo questa favola di Carlo Collodi anche per me. Voglio ridiventare bambino, di quando nessuno mi raccontava le favole.